Bugie, depistaggi, inchieste finite in nulla è un mistero lungo oltre 40 anni. È la storia di Mauro De Mauro, giornalista dell'Ora, rapito a Palermo una sera di settembre del 1970. Da allora non si seppe più nulla del cronista che, fra le altre cose, aveva indagato sul misterioso incidente aereo in cui morì il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Ora un libro, Il caso De Mauro, così scompare un giornalista, cerca di far luce su un mistero lungo 4 decenni. A scriverlo un giovane cronista siciliano, Giuseppe Pipitone. Al di là di un personaggio interessantissimo, dentro una storia interessantissima che sembra quasi un giallo naturale, è in realtà un caso simbolo di che cosa vuol dire fare il giornalismo d'inchiesta in questo paese e come si muove questo paese davanti alle verità che non si possono svelare, battuto principalmente quella strada che vede Cosa Nostra essere per la prima volta, o comunque tra le prime volte nella storia, ad essere soprattutto un service dell'orrore, un service dell'omicidio che spara, che elimina su ordinazione, su ordini di input e di livello superiore. Franca De Mauro è la figlia del giornalista ucciso, fu l'ultima a vederlo quella sera alla vigilia del suo matrimonio. Ogni volta che c'è una commemorazione delle vittime della mafia e si leggono gli elenchi delle vittime, il nome di mio padre non compare mai.